Bentornati amici amiche di Andrew Channel, siamo su Skyrim, siamo a Tamriel e Vox Populi Vox Dei. Io ho provato a suggerire che forse sarebbe stato il caso di interrompere la serie della Bella Ulrike perché vi avevo già mostrato Skyrim, la versione rimasterizzata, ma ho avuto un'insurrezione popolare, proprio persone che mi hanno chiesto, proprio pregandomi, di continuare questa serie perché piace tanto. E visto che io mi diverto come un pazzo a giocare a Skyrim, e visto che a voi piace, credo che porterò qualche episodio. Però devo essere onesto con voi, con la bella Ulrike, porterò qualche episodio, ma non tutti i giorni, perché è una serie molto difficile. Perché è lunghissima e quindi non riuscirò a fare tutte le missioni. E Hai pesa. visto veramente un drago? Aspetta un attimo che prendo a calci sto bambino. No, scusate. Allora, iniziamo a giocare da dove avevo lasciato la mia partita, però non dove avevo lasciato voi, perché ho fatto fare ad Ulrike qualche missioncina, per conto suo. Siamo andati a far fuori, tra l'altro, un lavoro pulito proprio. Io adoro questa donna. Missione stealth, sono entrato nell'accampamento delle Lune Silenti, un gruppo di briganti che stanno dando fastidio. Si trovano qui, e poi sono entrato anche in un tumulo di scheletri. Ho fatto fuori un po' quello che dovevo far fuori e sono migliorato anche di livello. Sono salito e mi sono dato un livello come fabbro, appunto. E dandomi un livello come fabbro, sono riuscito finalmente a craftarmi un arco elegante, una spada d'acciaio elegante. Elegante vuol dire che è stata lavorata e fa più danno. Quindi adesso Ulrike combatte praticamente con due armi d'acciaio, con due spade d'acciaio. Ha anche migliorato il suo inventario, ma soprattutto adesso le diamo, esatto, diamo un'occhiata. Ho comprato dei bracciali che migliorano la forgiatura, bracciali qua della forgiatura minore. Come vedete, infatti ho meno oro rispetto alla volta scorsa. Poi ho anche fatto molte pozioni, le ho vendute per fare denaro. Nel prossimo livello vorrei iniziare a migliorare l'abilità di alchimia, appunto per questo motivo. Quindi adesso ci dobbiamo dirigere a Whiterun per parlare del drago allo Jarl e per incassare la cospicua somma che ci darà Proventus Avenicci, il braccio destro dello Jarl di Winterhold, in quanto abbiamo fatto, diciamo così, prestato servizio allo Jarl. Guardate che bello dalla distanza il centro abitato, uccidendo questi banditi. E incontreremo anche personaggi molto interessanti. Forse è meglio però che io combatta con l'arco. Aspetta un attimo, dov'è l'arco da caccia elegante? Uno. Questo dovrebbe essere. Così se premo poi due, fa bene. Insomma, in un modo o nell'altro riuscirò a prendere le due spade. Alcuni mi hanno suggerito di scaricare i mod da Nexus e lo farò, lo farò. Ho notato che adesso ho provato a rifare un account e mi chiede, cioè non ho avuto modo di trovare gli account Nexus, quelli normali, non quelli premium a pagamento. Fortunatamente ne avevo uno vecchio, quindi adesso ho resettato la password, ma non l'ho ancora installato. Se non ricordo male, qui doveva esserci in realtà un gigante che veniva poi mazzolato. Ma non lo vedo. Forse i compagni l'hanno già fatto fuori oppure non era questo il punto. Chi lo sa? Tanto raccogliamo sempre fiorellini. Ulrike è una romanticona, lo sapete. Tra l'altro, vi rendete conto che Ulrike era il nome della mia regina consorte nella partita con la Prussia? E io, intanto che ho creato questo personaggio, non ci sono arrivato. Avevo in testa questo nome. In realtà conosco una persona che si chiama Ulrica, ma non, vi assicuro che non assomiglia a questo personaggio e non ce l'avevo neanche in mente quando ho creato questa guerriera nord. Questa ranger, perché la build è quella di un ranger fondamentalmente, però un ranger direi oscuro, capace di fare molte magie. Da che parte si entra? No, qui stiamo salendo sulle torri, scusate. Probabilmente si entra da qui. Esatto. Esatto, ci siamo quasi. Abbiamo le guardie. Sapete che queste guardie un tempo erano avventurieri, ma poi si sono presi tutti una freccia nel Altri, ginocchio. la città è chiusa per via dei draghi. Sono ammessi solo coloro che hanno impegni ufficiali. Sono novità d'Helgen sull'attacco del drago. Va bene, ma sappi che ti terremo Bene, d'occhio. siamo riusciti a persuadere la guardia, perfetto.
Bene, 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 bene. Ragazzi, abbiamo ottenuto l'accesso a una delle mie città preferite. Whiterun. L'ho chiamata Winterhold, mi sembra. Whiterun. Impegneremo a qualsiasi costo, ma servono più spade per i soldati imperiali. Non posso pensare da sola a un ordine del genere. Perché non metti da parte il tuo stupido orgoglio e non chiedi aiuto a Erland Mantogrigio? Preferirei inginocchiarmi a Ulfric Manto della Tempesta. E poi Mantogrigio non rifornirebbe mai la regione. Fa come credi. Accetterò il lavoro, ma non aspettarti un miracolo. Ok, qui c'è qualcuno che forse Mantogrigio ci e può reclutare nella Guardiano. legione. Hai qualche problema d'udito? Ti ho chiesto per quale fazione parteggi. Sei da poco in città, eh? Whiterun ha due clan, entrambi antichi e rispettati. La differenza sta nel fatto che i Mantogrigio hanno voltato le Ah, spalle ok. all'impero, mentre i guerrieri nati gli sono rimasti fedeli. Te lo chiedo di nuovo. Ma quasi quasi io direi di Mantogrigio stare con i ha guerrieri due nati, perché mi terre. piacerebbe fare le quest schierandomi con l'impero. Allora lascia che ti dia il benvenuto. Bene. Ho capito subito. Va Ti bene scrivo così. quando Parliamo arrivo. alla fabbra che si trova da questa Qui ho parecchie cose Adriane. interessanti se vuoi comprare qualcosa. Bene. Lì dentro c'è denaro. Non affermo certo di essere Cosa mi sai dire su qualificato, ma... Whiterun? A parere mio, no. La città è governata dallo Jarl di Dragonreach. La fortezza è laggiù, su. Ma a Perfetto. te probabilmente interessa in particolare Jorvascor, dove si ritrovano i compagni. Le loro gesta sul campo di battaglia sono leggendarie. Finalmente abbiamo ottenuto la quest dei compagni. I compagni sono una gilda di Whiterun molto forte. Avremo un sacco di missioni importanti da svolgere per conto loro. Quindi adesso mi piacerebbe visitarli, Bene. però prima volevo raccogliere le risorse che si trovano qui sopra e poi andare a Dragon's Reach. Non mi soffermo nei negozi, ragazzi, perché altrimenti ogni partita diventerebbe lunga ore. Ma voglio prendere le quest e andarle a fare, poi ci penso dopo nel fare Vado vendita, per ora, crafting, sai. eccetera, quando non Mi sembrano dei registro. draghi. Perché faccio questo? Possiamo Perché farlo. altrimenti veramente i Stavo gameplay sarebbero pensando. di 2 ore l'uno e non penso che sarebbero neanche piacevoli da guardare. Probabilmente vi addormentereste. Ok. Cerchi mio marito Nasim? Controlla il deretano dello Jarl. Di questi giorni ci si infila in continuazione. Cosa E che significa? vorresti? Vedere la spada? Oppure puoi tenerti tua moglie? Esci di qui? Gli uomini sono. Hai bisogno di qualcosa? Ma chi è questa? No, Cosa ti serve? ma non posso Lavoro parlare con mia con madre per vendere frutta e verdura. Si sa che è Tieni un pezzo divertente. d'oro. Grazie. Quindi Ah, dimmi dando chi sei. l'elemosina, è vero, dando l'elemosina ai bambini si ottiene il dono della Benissimo. carità, quindi Hai si possono avere sconti nei persuaso. negozi, credo. Un tempo eri un E adesso mi mago. prendo Sei anche la l'uomo benedizione di ideale. Talos, così mi Una levo le sorta di malattie. mostro C'è una del potere di frattura. Talos, corona tempestosa. Insomma, tanta gente che parla, ma a me al momento interessa soltanto una cosa: arrivare a Dragon's Reach, che è questa fortezza, e parlare allo Jarl, che è il re, il sovrano questa città. Un nobile nordico che vive in una cosa che sembra quasi una chiesa. Cosa vorresti che facessero? Niente. Possiamo per un... Mio signore, ti prego. Questo non è il momento per prendere decisioni Cosa avventate. significa questa Ho interruzione? bisogno di maggiori Lo Jarl informazioni. Balgruuf non riceve nessuno. Porto notizie regge riguardo al Questo drago. spiega perché le guardie ti hanno lasciato Ok. passare. Andiamo a parlare con lo Oggi Jarl. lo Jarl vorrà parlarti di persona. Adesso lo Jarl avrà un'erezione poderosissima vedendo Dunque, Ulrich. eri a Helm. Hai visto con i tuoi occhi questo drago? Sì, l'ho visto benissimo mentre gli imperiali cercavano di tagliarmi la testa. Facciamo così. Stavano per uccidere Ulfric Mantello della Tempesta prima dell'attacco del Avrei dovuto drago. immaginare che Ulfric era coinvolto in tutto questo. Cosa dici ora, Proventus? Dobbiamo continuare a fare affidamento sulla solidità delle nostre mura? Contro un drago? Mio signore, dovremmo inviare subito delle truppe a Riverwood. È in grave pericolo se quel drago si Lo aggira tra Jarl le di montagne. Folkrit la vedrà come una provocazione. Penserà che siamo dalla parte di Ulfric e che ci stiamo preparando per attaccarlo. Basta Non così. dovremmo.
Non me ne starò fermo mentre un drago brucia il mio feudo e massacra la mia gente. Irelet, invia immediatamente un distaccamento a Riverwood. Sì, mio Jarl. Irelet è un'elfa oscura, come vedete. Mi piacciono tantissimo. Se non avessi fatto una nave, avrei fatto un'elfa oscura. Bel fatto. Mi hai cercato di tue iniziative. Bene. Prendi, come segno della mia... Abbiamo ottenuto una corazza di pelle, ok. Dovresti fare un'altra cosa per me. Magari avanti. Troviamo Farengar, il mio mago di corte. Stava indagando su una questione collegata a questi draghi e alle voci sui draghi. Voglio vedere se questa questa armatura in realtà è meglio di quella che sto portando, perché sì, io ho una corazza rifinita, armatura 28, ma la corazza di pelle mi dà armatura 29. Aspettiamo che lo Jarl parli al mago. Questo mago in realtà cerca una tavoletta che si trova nel culo delle cascate tristi, che è la cripta che ho visitato nell'episodio 2 di questa serie. Quindi ho già la tavoletta con me, quindi avrò questa quest immediatamente. L'ho fatto subito perché sapevo che comunque ci dovevo tornare. Quindi lo Jarl pensa che tu mi possa essere utile? Sì. No, immagino pensasse alle mie ricerche sui draghi. Sì, potrebbe farmi comodo qualcuno che prenda... Dimmi. Beh, in realtà si tratta di addentrarsi in una pericolosa rovina. Perfetto. In cerca di un'antica tavoletta di pietra. Bene, cosa devo fare? Ho sentito al sodo, Ho sentito parlare... Va al tumulo delle cascate tristi. Oh, ti riferisci a questa vecchia pietra? Ah, la pietra del drago del tumulo delle cascate tristi. L'hai già trovata? Vedo che non sei della stessa pasta dei bruti che mi procura di solito. Chi ne è la mia ricompensa? Potrei parlarne con lo Jarl. Ah, certo. Va bene. Abbiamo completato questa missione che mi interessa relativamente poco. In realtà adesso posso accedere al negozio di Farengar che ha... Mi chiedo il perché dell'agitazione di Irelet. Non posso ancora? Dai. Mi chiedo il perché. Ma che? Devo parlare a Proventus. Dove si trova? Non capisco perché ce ne stiamo qui. Dovremmo combattere il manto della tempesta. Sembra di capire che dobbiamo salire. Non mi sono buscato una freccia nel ginocchio. L'ha detto, ha parlato della freccia nel ginocchio, ragazzi. Non ora. Mio padre dice che sono troppo giovane per allenarmi. Frotar, levati dalle scatole. Mi alleno con il tuo. Ok, stiamo aspettando che probabilmente arrivino altre persone prima che inizi il discorso dello Jarl. Però mio intanto... Padre dice che sono troppo giovane per allenarmi con una spada, quindi mi alleno con... Ah, posso aggiornare la mappa con i vari accampamenti, lo voglio fare. Del drago. Esatto. Lo abbiamo visto arrivare da sud. Era veloce più di qualsiasi altra cosa abbia mai visto. Cosa ha fatto? Sta attaccando la torre di osservazione. E qui no, ci sono i manto della tempesta, ok. Cerchio sopra la mia testa quanto sono fuggito. Non ho mai corso così velocemente in tutta la mia vita. Credevo mi avrebbe inseguito. Bel lavoro, figliolo. Ora ci pensiamo noi. Vai alla caserma, mangia e riposati. Te lo meriti. Irelet, sarà meglio radunare delle guardie e andare laggiù. Mi piace questa corazza. Ho già ordinato ai miei uomini di radunarsi vicino al cancello principale. Perfetto. Bene, non deludermi. Non c'è tempo per i conventi. Voglio che tu vada con Irelet e l'aiuti. Sei sopravvissuto, Helge. Ok. Non ho dimenticato il servizio che mi hai reso recuperando la pietra del drago per Farengar. Come segno della mia gratitudine, oh, bene. Accetta questo dono proveniente dalla mia armeria personale. Vediamo cosa otteniamo. Elmo di cuoio dell'arciere maggiore. Caspita se questa cosa è buona. Un elmo magico di arceria. I danni delle nostre frecce infliggono più 25%. Ouch! Poi abbiamo anche 11 punti di armatura in più. No, non posso pensare. Ragazzi, incredibile. Fammi vedere quanto danno fa adesso l'arco. Armi. Vabbè, le frecce sempre 8. L'arco 28. Wow! Andiamo, rapidi, veloci. Ci vediamo alla torre di osservazione. Non appena il resto degli altri. Perfetto. Ragazzi, credo che la missione possa dirsi iniziata. Corriamo qui fuori. Whitern. Penso che dovrò a un certo punto buttare via la mia vecchia armatura, il mio vecchio cappuccio. Forse mi conviene entrare in un negozio adesso per venderli. Posso magari venderlo al fabbro che si trova all'inizio della città.
Sei sempre ubriaco. Faccio il possibile. Ehi, alla giumenta bardata c'è questa birra aragoniana. Allora, mi hanno chiesto di rubare della birra aragoniana e di portargliela, va bene. Sarà fatto. Ehi, fermati, fermati. Adriane, Adrianne, cosa vendi? Cosa vendi mi interessa relativamente poco perché sono povero in canna, però voglio venderti io i braccialetti a forma... No, il cappuccio del torturatore, la corazza rifinita e basta, perché poi il resto mi serve. Tu cos'hai di buono come arma? Martelli di... Ah, un sacco di armi di acciaio. Ah, questo è buono! Mazza d'acciaio in trappola anime. Può riempire una gemma dell'anima se il bersaglio muore entro 5 secondi. Questa me la potrei comprare, sapete? Oppure la spada di ferro. Niente, mi compro la spada di ferro delle anime. Ottima arma, anche perché appena poi saprò craftare gli oggetti magici, potrò disincantarla per imparare la magia di infusione e poi la piazzo su un arco, così avrò un arco che ruba l'anima quando tiro le frecce. Anche se gli archi evocati credo che ad un certo punto possano fare la stessa cosa. Allora, vediamo, niente, no, ci dobbiamo andare a piedi in questo luogo. Premo il tasto C, così la mia donna va avanti da sola. Vediamo se si può fare un saltino. Benissimo. Fargard dovrebbe essere sempre dietro di noi, se non sbaglio. Maledetto Fargard. Le ultime parole famose. No, il Fargard è il mio companion. Quello che mi insegna a tirare con l'arco. Tra l'altro mi sono dimenticato di... È vero, di prendere ancora lezioni. Dovrei farlo perché devo cercare di portare l'arceria almeno a 50 e farlo presto. Avevo paura di aver visto delle tigri. Intanto che viaggiavo verso le lune silenti ho sfidato una tigre dai denti e sciabole e non sono morto per miracolo. Perché a un certo punto ho usato l'urlo e la tigre ha iniziato a scappare, quindi... Ok, dovremmo essere arrivati alla torre, al luogo stabilito. Ok. Torre di osservazione, avanti, nuova scoperta. Dobbiamo entrare nella torre. Posso dormire, magari. Più tardi. Adesso non è il momento. Tanto sento le guardie qui fuori che stanno discutendo del drago. Ecco, da qua sopra dovrei vederlo arrivare. Ecco che arrivo, ho sentito, ma dove? Scendiamo, va. Uccidi il drago. Ah, vedo l'ombra, eccolo. Fermi tutti. Fermi tutti. Dove sta? Eccolo, vedo le... Maledettissimo. Ma non è il drago che ci ha salvati, è un altro questo. Ma dov'è? Dove diavolo si trova? Eccolo. È difficilissimo centrare i draghi perché volano, chiaramente. E sono fortissimi, quindi devo prestare particolare attenzione. Userò l'armatura di corazza. Così sono sicuro che in caso di attacco un po' di danno lo vado a bloccare. Ok, vai. È un drago del fuoco, merda. Non va bene perché se fosse un drago del gelo avremmo un po' di resistenza in più. Si muove. Cosa aveva dimenticato? L'intrattenimento. Però le nostre frecce fanno abbastanza danno. Cioè non è immune. Oh, la mia freccia ha fatto meta. Dai che ce la facciamo. Lo uccidiamo, ragazzi. Ultima freccia. Oh yeah. Dovahkiin ha gridato e poi ha gridato no, e adesso godetevi questo momento. Perché la nostra bella Ulrich sta assorbendo l'anima di un drago senza sapere cosa sta succedendo. Usa la sezione degli urli nel menu magia per equipaggiare l'urlo di forza inesorabile. E intanto è morto una guardia e gli rubiamo le frecce.
qualcosa di valore non ne ha. Frecce d'acciaio. Oh, sembra che nella pancia del drago ci fosse una guardia, perché è rimasto l'elmo. Oro, ossa di drago, scaglie di drago, frecce di ferro. Perfetto. Quello è stato lo scontro più difficoltoso che io abbia mai affrontato. Già. Ne ho affrontati parecchi. Brava. Non ci capisco molto di questa storia del sangue di drago, ma sono felice di averti dalla nostra parte. Farai meglio a tornare immediatamente a Whiterun. Lo Jarl Balgruuf vorrà sapere. Non ci posso credere. Cosa è successo qui. Tu sei il sangue di drago. Ah, ecco, cioè, infatti non capivo. Questa ha iniziato la linea di testo del sangue di drago, ma la guardia me lo deve spiegare. Le leggende più antiche, che risalgono a quando esistevano ancora draghi a Skye. Questo. Il sangue di drago li uccideva e ne rubava il potere. È quello che hai fatto tu, non è così? Hai c'è un solo modo per secondo le antiche leggende, solo il sangue di drago può usare l'urlo senza addestramento come fanno i draghi. Esatto. Mio nonno mi raccontava le leggende. Devo provare a usare l'urlo. Allora, devo andare sulla magia, devo andare sugli urli e prendere la forza inesorabile e poi fare così. Eh sì. Io ho urlato contro le guardie e le ho fatte cadere, bene. Allora non c'erano draghi. Ok, è il momento di andare, ragazzi. È il momento di tornare dallo Jarl per parlargli di questa situazione. Ascoltate, vi era già stato detto che non potete stare qui. Cosa succede? Fate marcia indietro e tornatevene da dove siete venuti. Non stiamo creando problemi. Siete fortunati che mi spatta dentro quello che è successo. E ora sparite. Torneremo. Non finisce qui. Ehi tu. Stiamo cercando una persona a Whiterun. Siamo pronti a pagare bene per qualsiasi informazione. Tieni. Vorrei che prendessi questo come segno della mia amicizia. Torta di mele? Chi stai cercando? Una donna. Una straniera in queste terre. Una Redguard come noi. È probabile che non usi il suo vero nome. Pagheremo per qualsiasi informazione su dove possiamo trovarla. Noi non siamo i benvenuti qui a Whiterun. Dunque ci troverai a Rorikstead se dovessi scoprire qualcosa. Ok. Non sono affari che... Se la cosa non ti interessa, puoi anche... Perfetto, dobbiamo trovare questa donna Redguard e poi andare a Rorikstead, che non so dove si trovi, ma... Vediamo... Qui ci sono tutti i forti che abbiamo già trovato. Il Santuario di Azura, che è una missione che voglio fare il più presto possibile. Beh, ci sono tante location che dovremmo visitare, ma... Adesso la cosa più importante è andare subito da Loyal e avvisarlo di quello che è successo e incassare anche la taglia di Proventus, perché... Ci sta, assolutamente. Per Ismir, ce l'hai fatta. Hai ucciso un drago. E poi se sono abbastanza fortunato, magari mi compro qualche magia. Ah no, questa è la zona dove ci sono i compagni. Poi potrei provare a fare una missione dei compagni. Assolutamente. Alla fine questo drago non è stato difficile, questi episodi saranno sicuramente più lunghi di quelli che porto normalmente, perché chiaramente, capite anche voi, non è facile. Farli brevi. Bene, sei qui finalmente. Lo Jarl ti stava aspettando. Hai sentito la convocazione? Cosa potrebbe significare? I Barba Grigia. Stavamo proprio parlando di te. Mio fratello deve dirti una cosa. Cos'è successo dunque alla torre di osservazione? Il drago era lì? La torre di guardia è stata distrutta e abbiamo ucciso il drago. Di poter contare su Irelet, ma deve esserci dell'altro. Sembra che io sia qualcosa chiamato sangue di drago. Cosa ne sai tu del sangue di drago? Quando il drago è morto, ho assorbito la sua anima. I Barba Grigia ti stavano davvero evocando. Maestri della Via della Voce. Vivono reclusi sulle alte pendici della gola del mondo. Si dice che il sangue di drago sia eccezionalmente dotato nel dono della voce. Se davvero sei il sangue di drago, possono insegnarti a utilizzare il tuo dono. Quando hai fatto ritorno a Whiterun?
Quella era la voce dei Barbagrigi. Mi parlano in 14, va bene. Sono secoli che non accadeva una cosa del genere. Non da quando Tiber Septim stesso è stato convocato, quando era ancora Talos di Atmora. Rongar, calmati. Cosa c'entrano queste sciocchezze Nord con il nostro amico qui? Per quanto abile possa essere, non vedo in lei segni di quella che chiamano sangue di drago. Sciocchezze Nord? Brutto ignorante. Queste sono le nostre tradizioni sacre, risalenti alla fondazione del primo impero. Rongar, non essere così duro con Avenicci. Senza offesa, ovviamente. È solo che... cosa vogliono questi Barbagrigia da lei? Quelli sono affari dei Barbagrigia, non nostri. Qualunque cosa sia successa quando hai ucciso il drago, ha risvegliato qualcosa in te e i Barbagrigia l'hanno percepito. Se pensano che tu sia il sangue di drago, chi siamo noi per metterlo in dubbio? Farai meglio a salire immediatamente a Rodgar Alto. Non si può rifiutare una convocazione dei Barbagrigia. È un immenso onore. Ti invidio, sai? Scalare di nuovo i 7000 gradini. Una volta anch'io ho compiuto quel pellegrinaggio. Rodgar Alto è un luogo molto pacifico, molto lontano dai problemi di questo mondo. Mi chiedo se i Barbagrigia sappiano quel che succede qua giù. Non sono mai sembrati interessati. Non importa. Va a Rodgar Alto. Impara ciò che i Barbagrigia hanno da insegnarti. Bene ragazzi, sembra che abbiamo una nuova missione per la quest principale, ma io adesso questa missione la interrompo, nel senso che voglio visitare i Barbagrigia quando avrò più tempo e più un equipaggiamento migliore. Quindi adesso otteniamo la ricompensa, 100 di oro. Goditi la tua visita a Dragon Ridge. E possiamo andare a comprare delle magie, direi. Sembra che questo incantesimi. Praticamente adesso ogni volta che uccido un drago ottengo un potere e ogni volta che imparo una parola posso sbloccarla con il potere e posso usarla come urlo. Tunica concinta no, pergamene no, libri. Coraggio, questo è il modo migliore per fare per migliorare l'abilità di illusione e mi è stato suggerito, ti ringrazio tantissimo, da un ragazzo che mi ha commentato il primo video. Ottima idea davvero. E poi ci sono tante altre cose che potrei fare. L'evocazione è sicuramente una buona idea. Evoca spada, evoca famiglio. Evoca arco è la mia preferita, però al momento non lo posso fare. Quindi quasi quasi compro evoca spada. E trappola dell'anima, ovviamente. Vediamo se riesco a vendere qualcosa. Posso vendere dei gioielli, ma non li ho ancora incantati, quindi non lo voglio fare. Andiamo ad imparare immediatamente le magie. Libri, spada, anima e coraggio. E andiamo nelle magie e assegniamo a queste lo slot preferite. Quindi coraggio, spada e trappola dell'anima. Adesso con la Q devo stare attento perché l'arco da caccia è l'1, va bene. Spada 2. Trappola dell'anima la tengo sempre a 8. Le fiamme credo di non utilizzarle più, mentre invece metterò, diciamo così, come magia numero 3 il coraggio. Magia numero 4 per ora non ce l'ho, quindi potrebbe essere l'evoca spada. La 5 è la cura, la 6 è la riparazione e la 7 evoca famiglio. Metterei evoca Draugar che è meglio perché il Draugar è più forte, appena uccido qualcuno posso evocarne il cadavere. Molto carina questa cosa. Adesso mi fate provare... Ah no, questo è il coraggio, ho sbagliato. Volevo evocare la spada. L'ho messa. Sì, 4. Voglio vedere quanto danno fa la spada... Così 15, 13 di danno, ok. Lo Jarl mi ha nominato tuo Uscarlo. È un onore. Perfetto. Vieni, mi serve il tuo aiuto. Allora, adesso il nostro amico Findal torna a Riverwood e abbiamo finalmente una companion che è Lydia, sicuramente migliore. Onore a te, mio.
Sembra che tu abbia già confermato. Ah, va bene, gli devo dire di andarsene. È arrivato il momento di salutarci. Vado a casa. Perfetto, Findal. Lidia, vieni qua. Lunga vita, fai strada. Allora, adesso Lidia e Ulrike sono veramente un dream team di belle gnocche molto cattive. Voglio vedere che cosa ha nell'inventario. Sono pronta a portare il tuo peso. Ha soltanto una spada d'acciaio. Vediamo se posso aiutarla in qualche modo. Io potrei darle... Non posso darle veramente nulla. Allora, facciamo una cosa. La spada delle anime la disincanto subito. Spada di ferro delle anime, yes. E non ho assolutamente gemme incantate, quindi non posso rendere nulla magico. Ma posso sicuramente adesso mettermi a fare una missione. Vediamo se abbiamo qualcosa già in... tra le varie. In realtà no, parla di Barba Grigia, la leviamo. Andiamo a parlare ai compagni, cerchiamo di ottenere una missione da loro. A questo punto la partita si allunga un po', ma eventualmente nel prossimo episodio avremo un episodio più di azione che di storia. Questi vampiri stanno diventando una reale minaccia. Ci sono anche i vampiri da queste parti. Ma è una gioia. Ok. Lidia mi piace molto perché è un'ottima guerriera. Poi ha lo scudo, ha quindi la possibilità di essere potenziata. Le posso letteralmente craftare l'inventario. Adesso che posso anche lavorare l'acciaio. Volevo salire almeno di un livello. Ah, a proposito, però io il coraggio lo posso buttare su di lei. Sì. Quindi io teoricamente, prima di ogni combattimento, posso lanciare coraggio su Lidia. Che lo rende, la rende un po' più forte. E sale il mio potere di illusione. Eccoci che siamo arrivati nel gruppo dei compagni. C'è un elfo oscuro che sta picchiando una donna, che però gli le dà di santa ragione. Sarà divertente ucciderti. Mamma mia. Questi continuano a menarsi, ragazzi. Non far caso a loro. Stanno cercando di risolvere alcune questioni alla vecchia maniera. Ok, posso dirmi, compagni? Esserne all'altezza? Per tua fortuna, non sono io che decido. Parla con Kodlak. Ok, andiamo a parlare con Kodlak, che dovrebbe essere qui sotto, se non sbaglio. La residenza di Jorvarsk. A cosa per? Sì? È la prima volta che ci incontriamo, giusto? No, non è qui Kodlak. Perdona la mia memoria. Devo, ecco. Con la corsa posso dare una spinta ed uscire dalle porte, altrimenti a volte è un problema. Volevo provare a richiamare Lidia a me. In modo da... Wow, ragazzi, ci siamo quasi. Ancora un po' di mana e saliamo di livello, semplicemente addestrandoci con l'illusionismo. Eccolo qua. Sentiamo tutti. Hai una persona sconosciuta. Ciao Kodlak, posso unirmi a voi? Sì, forse. Vedo una certa forza di spirito. Maestro, non starai davvero pensando di accettarla? Non sono il maestro di nessuno, Vilkas. L'ultima volta che ho controllato, avevamo dei letti liberi a Jorvaskor. Per coloro che hanno una fiamma che arde nel cuore. Chiedo scusa, ma forse non è ancora il momento. Non so nulla di questo forestiero. A volte vengono da noi persone importanti. Già. Altri uomini e donne vengono da noi a cercare la loro fama. Non fa differenza. Quello che importa è il loro cuore. E il loro braccio. Certo, come te la cavi in battaglia, fanciulla? Sono fatto mio. Forse, questo è Vilkas. Ti metterà alla prova. Vilkas, portala nel cortile e vedi cosa sa fare. Sì.
Ok, parla capo dei compagni completata, quindi vuol dire che dobbiamo parlare adesso a Ilkas. Chiamata alle armi, salviamo. Credo che dobbiamo sfidarlo in battaglia. Se riesco a salire di livello non mi dispiace. Perfetto. Perfetto, il trucchetto ha funzionato. Mi aumento un po' il vigore. E a questo punto avevamo detto che volevamo migliorare l'alchimia. Anche se potrei aumentare l'arceria forse. Mano ferma, quando ingrandisce la visuale prendendo la mira consumi la metà del vigore e il tempo rallenta del 25%. Questo è incredibilmente buono, ma mi servirà 40 in arceria. Peccato. L'armatura leggera l'ho già sbloccata? No. Allora forse preferisco migliorare un po' il livello della mia armatura, in modo da andare a 68, perché l'armatura leggera non copre molto, quindi almeno inizio a specializzarmi. Perfetto. Insomma, il nostro personaggio inizia ad avere già la build tratteggiata. Personaggio sicuramente stealth, ottimo da lontano, ma non male nel corpo a corpo. Il vecchio ha detto di esaminarti, quindi muoviamoci. Farà qualche attacco contro, così vedrò come. Ok. Prendiamo le armi, le due spade d'acciaio. Non dovevi venire qui. Dai, attacca. Hai un bel braccio, non c'è che dire. Non male. Ah, cioè tra colpi sullo scudo. Va bene, che test. La mia spada. Portala a Erland per farla affilare. E fa attenzione. Ok. Probabilmente vale più di te. Questo cosa vuole? Stavo cercando. Mi è stato chiesto di consegnarti una cosa per... Ok. Vediamo. Ah, una lettera dello Jarl. Pare proprio di sì. Ora devo andare. Una lettera dello Jarl? Varie? No, forse tre libri. Ah, dello Jarl Siegfried. Lo Jarl di Falkreath ci sta chiamando. Ok. È interessante questa cosa perché... Non mi ricordavo di poterlo... Di richiamare l'attenzione degli altri Jarl. Comunque dobbiamo, per farla breve, andare adesso a parlare con il fabbro dei compagni, che non è quella donna che abbiamo visto all'ingresso, ma è un altro fabbro che c'è a Whiterun, ed è lui, e dovrebbe essere in grado di affilare la lama. Cosa ti porta qui? Ok. Immagino tu sia la nuova recluta, giusto? Yes. Oh, non preoccupartene troppo. Un tempo erano tutti pivelli. Solo che non gli piace parlarne. E non fare sempre quello che ti viene detto. Nessuno comanda. Non so come abbiano fatto, ma ci sono riusciti. Godlak è il precursore. È una sorta di consigliere per tutto il gruppo. Va bene. Avrei un favore da chiederti. Dimmi. Sto lavorando a uno scudo per... Mia moglie è in lutto e devo tornare presto da lei. Ti sarei grato se Perfetto. Potessi consegnare questo. Aiutare un vecchio fabbro non è un ordine, ma un atto di cortesia. Ora devo tornare al mio lavoro. Abbiamo una nuova missione, portare la Lea al suo scudo. Però prima, se leggo questo libro, magari miglioro in fa... no, non miglioro. Peccato. Ah, invece sì, sono migliorato in forgiatura. Perfetto. Aela, giustamente, si trova nella zona residenziale sempre di Yorvaskor. Ragazzi... Questo episodio è stato praticamente per la metà, anzi per il 60-70% storia. Spero che il prossimo sia un po' più d'azione. Però Skyrim è così, c'è una parte di storia e una parte di azione. Una volta che entreremo nei compagni inizieremo a fare le loro quest, quindi sarà più semplice. Va bene, non ho tutto il giorno. Va bene ragazzi, io credo di essere ormai arrivato alla fine di questo video. Non vorrei... continuare a, come dire, procrastinare. Mi piace tantissimo questa location, volevo magari stamparla come screenshot. Perfetto, e con questa foto vi do appuntamento al prossimo episodio. Grazie per essere rimasti con me e Skyrim continua. Skyrim continua, grazie a voi per il supporto. Un saluto e alla prossima.